Per una serata tra ragazze, cominciamo con il nostro primo consiglio, i waffle. Iniziamo con il versare senza troppa esagerazione lo sciroppo d'acero sopra i nostri amati dolcetti. Decoriamo i restanti waffle con il cioccolato liquido. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Dopo aver accuratamente lavato i mirtilli, li lasciamo cadere a pioggia. E voilà, una buona merenda! He said one day you'll live. La seconda idea per una serata tra amiche sono dei deliziosi muffin. Dopo averli impiattati, li arricchiamo con del topping al cioccolato per rendere il tutto più cioccolatoso. Passiamo così alla terza idea per questa serata. Un barattolo pieno di deliziosi marshmallows, colorati, super zuccherosi e morbidosi. Abbiamo scelto questo contenitore per riuscire a mostrarvi tutta la loro bontà. Numero 4 della nostra lista sono le caramelle. Abbiamo volutamente scelto questo genere di barattolo perché si avvicina molto allo stile di We Art It. All'interno vi troviamo dei coloratissimi lecca lecca di ogni forma e sapore. Se siete voi ed una vostra amica, potete passare la serata a leggere un libro, navigare su internet, girare per i social network e magari anche caricare qualche foto insieme. Durante lo sleepover trovatevi anche un momento da immortalare facendovi molti selfie. Quasi sicuramente vi divertirete senza preoccuparvi di dove andare o a che ora tornare, visto che i pigiama party sono all night long. Come sesta idea, abbiamo pensato a queste due ciotole colorate per rendere il tutto più brioso. Quindi ora versiamo i nostri popcorn al burro, pronti per essere mangiati. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Può assolutamente mancare nella nostra lista il nostro settimo ed ultimo consiglio su quale serie TV guardare. È un must negli sleepover. Io e la Ele abbiamo optato per The Vampire Diaries. Eravamo in vena di qualcosa con un po' di azione e diciamocela tutta, chi non shipperebbe di Stelena?